passeggiata. Questa è l'ultima passeggiata che ha organizzato il signor Pisciccio. Luigi, buongiorno, ci siamo trovati, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dove ci troviamo? Ci troviamo nel fondo agricolo della ditta Antonino Fiorentino, qui a Priora. Benissimo, questa è una delle ultime passeggiate che facciamo, c'è ancora? È l'ultima passeggiata del programma autunnale di Sorrento Walk che si conclude oggi, aperto due mesi fa, e oggi ci troviamo qui a Priora e faremo un percorso ad anello. Siamo saliti per via Capodimonte, ci sosteremo qui per far vedere un po' a tutti gli intervenuti come viene effettuata la raccolta delle olive con il cosiddetto pettine. Dopodiché, dopo una degustazione di olio madoliva prodotto proprio di questa azienda, proseguiremo con un percorso ad anello, costeggiando via Crocevia, fino a scendere di nuovo il centro cittadino per il Monte Sant'Antonio. Perfetto. Vedo che hai con te un bel gruppo. Eccolo qua. Poc'anzi, Antonino Fiorentino. Siamo suoi ospiti oggi. Una battuta per Positano News, Antonino. Che ci dico? Siamo onorati e orgogliosi di far vedere, di far ritornare a vedere le persone, a far conoscere il lavoro delle olive della nostra terra. Il lavoro duro che c'è alle spalle. Duro no, ma è soprattutto fatto di tanta passione. Siamo nel pieno dell'autunno, mese di novembre, ecco qui accanto a noi un altro attivista e promulgatore di queste passeggiate, Sorrento Walk. Oggi è l'ultimo appuntamento, chiudiamo con grande bellezza, ma siamo venuti qui per costringervi a dirci qual è il prossimo appuntamento. Non andremo via di qua, perché il successo, la gente, il piacimento, la voglia di conoscere, è vero, si va incontro a esigenze meteorologiche, però quando è bel tempo noi dobbiamo e vogliamo conoscere le attività. E soprattutto, Presidente, gli vogliamo dire perché un litro di olio, se lo volete, buono e biologico sorrentino, costa 15 euro, glielo vogliamo spiegare ai nostri signori, anche con... Per gratificare chi lo raccoglie, sia per il lavoro che ci vuole durante la raccolta e per mantenere il nostro territorio, che non è, abbiamo detto all'inizio della passeggiata, non è agevole come quelli di pianura di altre regioni, ma quindi il prezzo lo fa il valore del nostro territorio e del lavoro che ci vuole per mantenere. Signor Fiorentino, la resa di quest'anno com'è dell'olio? È intorno a 15-14 litri per quintale. Quest'anno siamo un po' meglio, Se lo acquistiamo in azienda risparmiamo qualche cosina rispetto alle cifre ufficiali. Ma non perché vogliamo risparmiare, anzi, per essere sicuri sulla bontà. Essere sicuri sulla bontà. No, vabbè, quello non è tanto il fatto, è che comunque a monte ci stanno un mare di spese. Pensate che noi andiamo incontro al 15%, ci sono circa 2 euro di spesa di moritura. Chi viene come me, che viene direttamente il frantore a prendere le olive, va intorno ai 2 euro al litro di olio per la moritura. Perché siamo con prezzi proprio oltre i 25, intorno ai 25 euro a quintale per morire le olive. Questo è uno degli oli che diamo nell'iniziativa dell'Isola Ecologica, quindi i cittadini che fanno la raccolta dell'olio esausti possono avere in cambio, tra le varie aziende, anche quello di Antonio. Quando portate gli oli esausti, in cambio c'è questo olio speciale che viene offerto. Intanto mi rivolgo a coloro i quali stamattina si sono imbarcati in questa situazione e chiedo un applauso sia per il signor Fiorentino che ci ha aperto le porte, importante. Presidente del Consiglio, che comunque organizza le cose ma è sempre presente in prima persona, e poi al presidente del come si chiama la società? Penisola Verde, che meravigliosamente ha mappato tutto il verde del Parco Laure, il verde del comune di Sorrento. Voi andate lì, cliccate e vi dice il nome della pianta, insomma è una ricerca scientifica di grande. Buon proseguimento, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.